intendiamoci, massimo rispetto per chi ci crede, voglio dire, poi quando sei veramente alla frutta ti attacchi a tutto, lo so per esperienza personale, quindi ci mancherebbe altro. Ma secondo me dovrebbero vietarle queste cose qua, cioè uno se vuole pregare, prega per i cazzi suoi. Ragazzi, ma questa qua è una cosa clamorosa. Stiamo sperando che ci salvi il Signore. Il messaggio che sta arrivando è: raga, siamo nella merda, non sappiamo cosa fare, pregate perché è l'ultima maniglia che ti resta a cui attaccarti. Questo è il messaggio che stanno trasmettendo. Cioè, è agghiacciante, agghiacciante. Ragazzi, preoccupiamoci, perché c'è da preoccuparsi sul serio. Perché se il venerdì alle 7 di sera c'è una benedizione urbi et orbi del Papa, vuol dire che non sanno proprio più a cosa attaccarsi. Preoccupiamoci. Vediamoci, massimo rispetto per chi ci crede, voglio dire, poi quando sei veramente alla frutta ti attacchi a tutto, lo so per esperienza personale, quindi ci mancherebbe altro. Ma secondo me dovrebbero vietarle queste cose qua, cioè uno si vuole pregare, prega per i cazzi suoi. Ragazzi, ma questa qua è una cosa clamorosa. Su, ma stiamo sperando che ci salvi il Signore. Questo il messaggio che sta arrivando è: raga, siamo nella merda, non sappiamo cosa fare, pregate perché è l'ultima maniglia che ti resta a cui attaccarti. Questo è il messaggio che stanno trasmettendo. Cioè, è agghiacciante, agghiacciante. Ragazzi, preoccupiamoci, perché c'è da preoccuparsi sul serio. Perché se il venerdì alle 7 di sera c'è una benedizione urbi et orbi del Papa, vuol dire che non sanno proprio più a cosa attaccarsi. Cioè, preoccupiamoci.